Benvenuti e bentornati sul mio canale. Con questo video concludo la serie di video su come trasformare dei semplici sassi in piombi ecologici. Gli altri tre video facevano vedere come fare dei piombi ad occhiello in tre modi differenti e invece in questo video voglio farvi vedere il piombo inline. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, a mettere un like se vi piace il video, a seguirmi sulla mia pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle foto delle varie catture che faccio, se le faccio. In questo video lavorerò col trapano a colonna perché sarà molto più comodo forare rispetto a un trapano manuale, perché il foro deve essere passante e c'è molta ma molta facilità che il sasso si spacchi. Quindi bisogna fare molta attenzione. Andiamo a vedere il materiale necessario. Ovviamente il materiale necessario sono i sassi, poi servirà questo inserto che serve per rendere il piombo inline e come si vede ci sono due diametri, questo diametro 5 mm e questo diametro 3 mm. Per fare queste sedi io utilizzerò due punte, questa è una punta da 4 mm, diametro 4, e questa che è una punta da 5 mm che mi servirà a fare la sede della parte del diametro più grande. Un consiglio è avere una bottiglia con un beccuccio piccolo, ad esempio questa qua è una in origine per la soluzione salina, quindi per lavare le lenti a contatto. E vi mostrerò il motivo di questa bottiglia con l'acqua. Si notano le due differenze di diametro che permettono all'inserto di rimanere incastrato bene all'interno. Inserisco l'inserto per rendere il piombo inline ed ecco il piombo fatto.
E anche con questo video vi ho fatto vedere come con delle semplici mosse si può trasformare un sasso in piombo a costo praticamente zero. Quindi ve l'ho già detto prima, ma ve lo ricordo, di iscrivervi al mio canale così che mi aiutate a far crescere il canale e nella descrizione troverete la mia wishlist di Amazon con delle cose interessanti sia per me che anche per voi. Ciao a tutti, al prossimo video.